Cari amiche e cari amici del Clan Georgici, ben ritrovati ancora una volta in vivaio. Gran giornata, è tornato a trovarci Lorenzo, Green Advisor di Cifo. Voglio parlare insieme a lui di un prodotto che nel Clan Georgici, ahimè, abbiamo trattato poco, invece è proprio uno dei cavalli di battaglia, se non il cavallo di battaglia di Cifo. Parleremo di Asso di Fiori, un concime top. Facciamolo insieme dopo la sigla. Benissimo, bentornato Lorenzo, grazie mille Grazie. della tua disponibilità come sempre. Sono felice che ci sia tu di casa Cifo a parlarci di un argomento tanto importante. Come anticipavamo prima della sigla, Cifo in effetti forse, Asso di Fiori, scusa, è forse il prodotto più noto tra i tanti di Cifo e sebbene io lo usi quotidianamente a casa mia, anche nelle aiole, nelle fioriere, eccetera, forse perché è così conosciuto, non ho mai riservato il giusto spazio a questo prodotto, però a questo punto secondo me è interessante approfondire un attimino la conoscenza di Asso di Fiori. Partiamo con una domanda molto generale. Che cos'è Asso di Fiori? Allora, sì, l'asso di fiori fondamentalmente è il concime o comunque il prodotto più conosciuto di Cifo, è appunto una nostra specialità ed è un concime, quindi serve appunto a nutrire le nostre piante, è un concime completo, quindi sia di macro e micro elementi, ed essendo appunto un concime completo può essere utilizzato su qualsiasi tipo di pianta, quindi dalle piante verdi, piante fiorite, orticole, frutta e addirittura può essere utilizzato sul tappeto erboso, quindi sul prato. Amiche e amici, no, stavamo ridendo, dietro le quinte poi succedono delle cose che non si vedono nel video, ma dietro questa macchina da presa c'è un altro pezzo grosso di Cifo, è Ivan. Grazie Ivan di essere qua anche tu insieme a noi. Torniamo a parlare di Asso di Fiori. Lorenzo, che c'è qui dentro? Cosa c'è in questo concime? È semplicemente un concime a base minerale, quindi come dicevo prima contiene macro e micro elementi. Tra i macro elementi troviamo in forma equilibrata sia azoto, fosforo e potassio, che sono tutti e tre al 20% ciascuno. Quindi appunto come dicevo prima può essere utilizzato indistintamente su tutti i tipi di piante. Ma vedo qua Lorenzo che ci sono, beh, anzitutto esatto, ci sono dei microelementi molto importanti: boro, ferro, manganese, molibdeno. E alcuni di questi, manganese, ferro e esatto, si sono in forma chelata. Diciamo al Clan Georgici molto brevemente che cos'è un chelato, come mai, cosa differenzia un elemento chelato? Sì, fondamentalmente è una forma diversa dell'elemento chimico, appunto a forma di chela, e quindi è molto più assimilabile e totalmente assimilabile da parte della pianta, a differenza di altre conformazioni chimiche delle stesse molecole. Ok, quindi sono elementi, se non ricordo male dai miei studi, che a volte possono essere sequestrati in qualche modo Esatto. dall'interazione con altri composti, rendendosi Meno maggiormente meno assimilabili, assimilabili, più soprattutto da indisponibili. parte del terreno, più che Perfetto, altro. perfetto, grazie, era una puntualizzazione importante, non ne avevamo mai parlato dei chelati. Bell'argomento. Perfetto Lorenzo, mi sembra che abbiamo capito bene da cosa è composto, cosa c'è dentro. Ti faccio una domanda. Quando, in che periodi dell'anno possiamo utilizzare Asso di Fiori? In generale può essere utilizzato su tutti i tipi di piante e durante tutto l'arco dell'anno. È speciale se utilizzato alla ripresa vegetativa, quindi da marzo fino alla dormienza della pianta, quindi verso ottobre più o meno. Ovviamente è scontato dirlo che bisogna sempre valutare a seconda del tipo di pianta su cui si utilizza. Lorenzo, adesso ti faccio una domanda banale. Però non per tutti lo è, abbiamo magari gli ultimi iscritti al canale, qualche novizio della cura del verde che forse ancora non ha molto chiaro qual è il ruolo dei concimi nelle piante. Spesso mi dicono: ma perché devo concimare le piante? Ho già utilizzato un bel substrato e quindi io, a costo di essere pedante, spiego sempre l'importanza della concimazione, è vero, va usato un bel substrato, va innaffiata con regolarità l'acqua, la pianta con l'acqua, però
dobbiamo anche ricordarci di nutrire. Non ci immagineremo mai di prendere un animale domestico e di lasciarlo senza pappa. Anche con le piante la nutrizione è un aspetto fondamentale e qui i concimi servono proprio a fornire questa parte nutritiva, a dare la pappa alle nostre piante, che poi tu me lo insegni, pianta ben nutrita, vigorosa, e poi anche una pianta molto più resistente, certo, alle malattie, agli attacchi parassitari, agli stress abiotici, agli stress, eccetera. Perfetto, quindi la domanda è perché dovremmo utilizzare asso di fiori? Dovremmo utilizzare in generale sempre dei concimi perché, come dicevi, è semplicemente il cibo delle nostre piante. Nonostante si utilizzi magari un substrato completo, spesso non sono ricchi di elementi assimilabili da parte della pianta, per cui andare a concimare è sempre un'ottima cosa. È un concime completo, come dicevamo prima, di macro e micro elementi, è molto alto di titoli, perché comunque il 20% dei macro elementi è molto molto alto, quindi garantisce alla nostra pianta uno sviluppo armonioso, specialmente in fattore di sviluppo di nuove parti verdi, di resistenza, e soprattutto avendo anche un'alta percentuale di potassio, garantisce in caso di piante fiorite una fioritura molto più grande, e in caso di frutti o verdure garantisce anche una fruttificazione maggiore. Certo, sì, anche perché se non ricordo male il potassio ha proprio questo potere di agire sulla sapidità del frutto, esatto, sul sapore, e poi, come dicevi, ovviamente sull'abbondanza di fioriture, conseguentemente sull'abbondanza delle fruttificazioni. Perfetto, io ricordo a chi non avesse chiaro la differenza tra macro e micro elementi, che vi metto qua sopra il link, abbiamo già parlato della differenza tra gli elementi macro e meso e micro elementi, quindi quelli che rivestono la funzione principale nella fisiologia delle piante, azoto, fosforo, potassio, sono i nostri tre macro elementi, e qua abbiamo visto molto spinti più una serie di micro elementi. Perfetto, Lorenzo, ti faccio un'altra domanda, aiutami un pochino a svelare la simbologia che troviamo qua in etichetta. Trovo questi tre simboli: l'originale per tutte le piante, nutrizione completa. Se puoi argomentarmeli un attimino, cerchiamo di capire cosa significano. Sì, allora, nutrizione completa, troviamo tre simboli principalmente. Nutrizione completa, che come dicevamo prima, avendo tutti i macro e micro elementi che servono, garantisce una concimazione a 360 gradi. Il secondo simbolo, che è per tutte le piante, quindi riallacciamo al discorso di prima, che si può utilizzare dalle piante verdi fino al prato. E il terzo simbolo, forse il più importante, è che garantisce l'originalità del prodotto, essendo appunto una specialità di Cifo. Quindi esiste il tarocco dal concetto, taroccano pure i concimi. Più che tarocco, direi che la differenza fondamentalmente tra asso di fiori e gli altri tipi di concime, sempre sulla stessa linea, che si possono trovare sul mercato, la fanno fondamentalmente le materie prime che contiene asso di fiori. Quindi la purezza delle materie prime che utilizziamo è sicuramente diversa da tutti gli altri tipi di tipologie di prodotti simili. Bene Lorenzo, la parte teorica secondo me è abbastanza esaurita, volevo andare un pochino nel pratico e capire insieme a te come possiamo utilizzare, somministrare questo concime. Ho portato qua una pianta che ha bisogno, è un po' che non mangia, quindi nonostante sia molto rigogliosa, devo dire, però adesso è passato un mese dall'ultima concimazione, io sono solito con l'acqua di bagnatura dare un pochino di nutrimento, che è sempre un'ottima prassi. Assolutamente, cioè le piante devono mangiare, stanno molto meglio, e quindi immagino che possiamo utilizzare in un innaffiatoio. Possiamo utilizzare questo prodotto. Esatto. Il plus dell'asso di fiori è che si può utilizzare anche per via fogliare, quindi tramite uno spruzzino direttamente sulle foglie. Oppure un ulteriore modo in cui si può utilizzare è tal quale, quindi così come un classico concime granulare, con l'applicazione diretta al terreno della polvere dell'asso. Perfetto. Allora facciamo così. Ti chiedo, visto che non lo faremo qua magari in diretta, l'applicazione tal quale
necessita, viene sparpagliato secondo le dosi che sono indicate, esatto, in etichetta sul terreno. A seconda della grandezza del vaso o della metratura della che occupa iola, la pianta, esatto. ok. Beh, penso sia molto comodo, ad esempio, sul tappeto erboso magari. Farlo per spaglio, no? Non è il modo migliore di darlo. Io lo utilizzerei di più invece per via fogliare sul Ah, tappeto per via erboso, fogliare, che per la perfetto. comodità e soprattutto per la resa del prodotto e la metratura che si può coprire, lo utilizzerei sicuramente per via fogliare. Tramite un atomizzatore piuttosto che una pompa a A spalle viene molto spalle. comodo. Perfetto, perfetto. Se invece lo usassi in aiola tal quale, credi ci sia bisogno di zappettare il prodotto sul terreno o una volta poi data una bagnata, cos'è meglio? È meglio interrarlo o si Sarebbe può? meglio magari interrarlo, Sì. specialmente perché è una polvere, e fondamentalmente potrebbe magari essere portato via dall'aria o comunque dalle Però se precipitazioni. do una sparpagliata sull'aiola, bagno subito con Così l'innaffiatoio, ci può potrebbe essere stare, una cosa che certo. funziona. Perfetto. Io direi, proviamo adesso a miscelare live un innaffiatoio, proviamo anche a fare un Per via fogliare. vaporizzatore per via fogliare. Perfetto Lorenzo, allora riassumendo abbiamo detto che si può utilizzare tal quale, così com'è, come fosse un granulare, poi possiamo nebulizzarlo sulla vegetazione oppure lo possiamo diluire, sciogliere, anzi meglio, nell'acqua di bagnatura, in effetti è una formula idrosolubile, quindi... Certo. E secondo te qual è il modo migliore? Sto aprendo, è corretto, ci sono metodi migliori No, per aprire il sacchettino. assolutamente, non c'è un. Va bene. E ti chiedo una cosa intanto che preparo, poi te ne chiedo un'altra. Dosi qua, cosa facciamo? Questo saranno circa 600 ml, questo innaffiatoio. Quindi possiamo Allora, andare... le dosi di diluizione per via radicale, quindi Sì, diciamo radicale. nell'innaffiatoio, è fino alla prima linea del misurino per circa 2 litri d'acqua. Esatto. Allora io faccio tipo un quarto del primo misurino, poco più. Va bene, perfetto. Lo buttiamo dentro nell'innaffiatoio. Poi cosa c'è da mescolare un attimino Esatto. per farlo un attimino sciogliere. Che bello, sembra di preparare il tè. E secondo te, Lorenzo, c'è un modo migliore, o uno peggiore, un metodo che funziona meglio di Assolutamente, distribuzione? No. va sempre valutato in base alle esigenze, alle nostre capacità e soprattutto anche ai tipi di piante e all'utilizzo che ne preferiamo fare del concime. Come Perfetto. dicevo prima, su un tappeto erboso, per ottenere una resa migliore è meglio darlo fogliare perché la diluizione è molto più concentrata, mentre su delle piante in vaso, per esempio, si può utilizzare tal quale per avere una resa migliore e anche per comodità fondamentalmente. Perfetto. Allora, qua non so quanto ci vuole di solito per farlo sciogliere. Secondo me si Potrebbe scioglie. andare bene. Esatto, potrebbe già andare Essendo bene. idrosolubile, si scioglie abbastanza velocemente. Allora diamo subito un po' di pappa a questa bellissima piantina, poi finisco. Ma voglio provare a dargliene un po' anche per via fogliare. Non l'avevo mai utilizzato, ti dico la verità, per via fogliare, ma è molto interessante. Soprattutto, secondo me, tanti hanno il problema ma come faccio a concimare la pianta che ho in idrocoltura? Direi che la via fogliare, Può secondo essere una me, è un soluzione. ottimo modo. E soprattutto la concimazione per via fogliare è molto importante, molto comoda perché può essere unita ai biostimolanti come possono essere per esempio Algatron e Synergon o addirittura alla difesa stessa della pianta, quindi a una propoli piuttosto che a un sapone molle, piuttosto che a un olio di lino contro la cocciniglia, le due cose possono essere fatte contemporaneamente. Contemporaneamente, quindi non Esatto. c'è alcun conflitto. E ascolta, qua invece per via fogliare vedo che c'è scritto anche qua un misurino, quindi questi qua sono 6, ah, forse là, sì, perfetto, sono 600 ml questi. Andiamo a Esatto. metterne più di un quarto. Perfetto. Fantastico, shakeriamo un pochino e voilà, che storia. Bella questa cosa di poterlo unire anche a Sì, biostimolanti è molto all'idrocoltura. comoda, specialmente sul fatto che risparmiamo tempo e facciamo sia una Unica cosa che l'altra. applicazione. Ma che bello. Bene ragazzi, ho trovato il nuovo modo di concimare questa bellissima pianta.
Fantastico. Bene, Lorenzo, secondo me abbiamo detto tutto quello che potevamo dire di Asso di Fiori. Se vi è rimasto qualche dubbio, qualche domanda, qua sotto nei commenti quizzateci pure, poi io leggerò tutti a Lorenzo. La domenica ti mando i messaggini, cosa perfetto. Diciamo? Perfetto. Lorenzo, è stato un piacere, ti ringrazio tantissimo per la partecipazione. Figurati. Grazie anche a Cifo e a Ivan che è dietro le quinte. Io mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse, spero di avervi fatto conoscere un prodotto molto valido, interessante davvero questa cosa della concimazione via fogliare per le piante in idrocoltura. Se il video è stato di vostro interesse, mi raccomando, lasciate un mi piace, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale. Dove comprare l'asso di fiori? Ovviamente sul nostro shop online venditapianteonline.it. Ci vediamo la settimana prossima per un nuovo entusiasmante video dai vivai le georgiche, e invece con Lorenzo ci vediamo alla prossima. Abbiamo Perfetto. Già in programma un altro bellissimo video, lo possiamo spoilerare, ma no, non lo spoileriamo. Arrivederci clan georgici, buona settimana a tutti.